Buongiorno, grazie Davide, buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia a questa nostra seconda colazione di lavoro. Io eviterei di rubare tempo ai nostri prossimi relatori, visto che abbiamo già accumulato qualche minuto di ritardo e Gian Maria ha già ben introdotto il quadro generale, degli argomenti di oggi. Entrerei quindi subito nel vivo di questa nostra seconda sessione dedicata al Private Debt. E comincio presentandovi i nostri relatori. Sono qui con noi Betty Candia, Chief Investment Officer di Zurich Investment Life, Riccardo Carradori, amministratore delegato Team System Capital Network SGR, Francesco Di Valmarana, partner e investment team di Pantheon, Mauro Moretti, Chairman Investment Committee Three Hills Capital Partners, Fabio Ortolani, vicepresidente di Eurofer, Danilo Pone, responsabile finanza EMPAB. Io non aggiungo altro, partiamo subito dalla nostra unica, purtroppo in questa sessione, quota rosa con il punto di vista della compagnia di assicurazione. Lascio la parola quindi a Betty Candia e la ringrazio per essere con noi. Prego Betty, a te la parola. Buongiorno a tutti, grazie mille Nicolò per l'invito. Io chiaramente do il punto di vista dell'assicurazione, quindi dell'assicurazione anche diversificata a livello mondiale. Zurich è un gruppo mondiale, quindi se devo dire la mia opinione in merito a perché in Italia il mercato del private debt è così indietro, certamente non è un problema di competenze, ma è più un problema legato, a mio avviso, alla troppa facilità che c'è stata fino a pochissimo tempo fa di ottenere dei rendimenti dai BTP, dai titoli di Stato italiani, che hanno, oltre al bias della semplicità come strumento, della estrema liquidità, anche il bias del vecchio amico, nel senso che è proprio lo strumento domestico per eccellenza su cui tutti i gestori sono nati e cresciuti, e quindi c'è una competenza, diciamo, proprio è una ragione storica. Questo bias c'è stato anche nel portafoglio italiano di Zurich, perché come potete immaginare, private debt, private equity, altre asset class alternative nei portafogli degli altri paesi, soprattutto US, giusto per dare un'idea, ovviamente sono iniziati gli investimenti decenni fa, probabilmente. E devo dire che, per quanto riguarda il portafoglio italiano, invece il primo ingresso di private debt si è visto nel 2017. Quindi non è così facile concorrere con i rendimenti che il titolo di Stato italiano aveva. Chiaramente poi la situazione è cambiata tantissimo, i tassi si sono abbassati, ci sono stati tutti i problemi con la volatilità dello spread, ci si è resi conto che era apparentemente gratis il costo del capitale sul titolo di Stato, che invece chiaramente il private debt ha un costo del capitale superiore, ma ha anche una stabilità maggiore in merito alla valutazione degli own funds. Quindi a livello solvency, in realtà una giusta diversificazione del portafoglio in realtà è assolutamente vantaggiosa. Quindi il processo è iniziato. Sicuramente non si ferma, e una cosa che vorrei sottolineare è assolutamente la necessità di avere le competenze per capire il rischio che c'è nel portafoglio e saperlo gestire, perché non sempre va tutto bene. Quindi avere un team in grado di colloquiare, di capire i singoli casi, anticipare eventuali default, e dall'altro lato però qual è la grande opportunità? Con il private debt si finanzia il cambiamento, si finanzia questo viaggio che stiamo cominciando verso una maggiore sostenibilità e verso un cambiamento della e la, diciamo, la mitigazione del rischio climatico. E questo è assolutamente fondamentale. Credo che sia una grandissima opportunità, oltre che un qualcosa che cresce non è soltanto per i rendimenti, ma è anche per la maggiore sostenibilità.